Ciao a tutti, per chi come me tifa Reggiana o tifa Juventus, questo weekend è un weekend particolare perché non c'erano partite dirette o indirette che ci potessero interessare. Per un semplice motivo, perché la Reggiana giocherà martedì contro il Salò e tutte le squadre che giocano nei quarti giocheranno martedì, mentre la Juve, già certa del quarto posto, e giocherà sì lunedì, però fondamentalmente quello che fanno gli altri non gli interessa perché il quarto posto se l'è ben dato, quindi non ci sono problemi. L'unica cosa che c'è stato un po' di interesse è sicuramente la partita fra Modena e Sudtirolo, che era più per vedere insomma, la qualità delle squadre. Il Modena ha vinto, ha dimostrato ulteriormente di meritarsi la Serie B. E io posso dire che Modena e Reggiana quest'anno si equivalevano, è solo che quando due squadre sono molto simili di qualità, come qualità, e basta veramente poco per far sì che una squadra vada su ai playoff e l'altra vada direttamente in Serie B. Ma perché questo video? Beh, questo video l'ho fatto, diciamo, perché da marzo ad oggi mi sto appuntando nei vari articoli i giornalisti che hanno dichiarato che il tal giocatore sarà sicuramente un giocatore della Juve dell'anno prossimo, cioè 2022-2023. Ma ho preso proprio non gli articoli che dicevano, ma forse può arrivare, no, no, quelli che erano convinti che tal giocatore venisse alla Juve. E quindi, insomma, diciamo che la prima parte farò una piccola analisi dei vari ruoli che ci sono alla Juventus, chi dovrebbe andare via e chi non dovrebbe andare via, e poi aggiungo questi calciatori che sono stati scelti dai dati certi, persisto a dire, che verranno alla Juve. Poi è chiaro che diciamo un video un po' leggero, si cerca un po' di scherzare, perché fondamentalmente sappiamo già che a marzo non si può sapere chi verrà a giocare alla Juve, a meno che non ci siano delle prelazioni, che ci siano delle situazioni ben chiarite. Quindi da marzo ad agosto può cambiare veramente il mondo. Però, insomma, lo si fa per sognare, perché fondamentalmente il calciomercato è sogno, e quando finisce il campionato, veramente per sognare il calciomercato è il modo perfetto. E quindi questo video sarà fatto in due parti, sarà questa prima parte e poi ci verrà la seconda che la pubblicherò domani entro le due, insomma. E piccola parentesi, come solito vi chiedo di iscrivervi al canale perché è sempre una cosa bella ed è giusta ed è importante e cioè a noi fa molto piacere, a voi non costa niente, ci vuole veramente un minimo. Allora, partiamo con il primo reparto della Juventus, che è il portiere. Allora, la Juventus come portieri diciamo che è a posto, in effetti ha in organico Szczęsny, Perin e Pinsoglio. Pinsoglio è quello che prende meno in assoluto della Juventus, prende 300.000 euro all'anno. E abbiamo Szczęsny che è il portiere titolare e Perin è il secondo portiere. Ad oggi io credo, e nessun giornalista ne ha mai parlato, non ci sia bisogno di cambiare assolutamente il portiere. Szczęsny, dall'altro, è un portiere affidabile, che riesce sicuramente a fare il suo dovere, non è un portiere eccezionale, non è sicuramente un top player, però il problema di Szczęsny è che ha uno stipendio da top player. È uno dei portieri, è il portiere in Italia più pagato in assoluto. In Europa è fra i primi 5-6, insomma, quindi fondamentalmente ha un stipendio importantissimo e anche probabilmente per quello che non si sposterà assolutamente dalla Juve. Io credo che poi da parte mia credo che vada benissimo, perché è un portiere con cui vinci tranquillamente il campionato, se la squadra è fatta bene ovviamente, e poi tranquillamente anche vince la Champions con uno Szczęsny che in porta. Chiaramente non ti fai miracoli, ma alla fine per vincere la Champions servono altre cose, non certamente i miracoli del portiere. Per cui il portiere è uno dei temi meno trattati dai giornalisti. Per quanto invece riguarda i centrali, che è già un tema un po' più caldo per vari motivi, abbiamo Chiellini che, come abbiamo detto in altri video, saluterà la maglia bianconera il prossimo anno non sarà più sarà più nella rosa della Juventus, ma molto probabilmente andrà in Major League, dove sta già cercando dei contatti delle squadre dove partecipare. E abbiamo Bonucci, De Ligt e Rugani. Allora, la questione è che vabbè, Chiellini se ne va e lo saluteranno domani i tifosi che saranno allo stadio perché veramente è un pezzo di storia importantissimo per la Juventus. Ha giocato tanti anni nella Juve, ha veramente dato tanto e ha vinto anche pure tanto. Però, insomma, l'anno prossimo faremo a meno. Abbiamo Bonucci che purtroppo per età
tende a non essere più affidabile, cioè una persona, è un giocatore che sì, cioè quest'anno Chiellini e Bonucci fondamentalmente ne hanno fatto uno, in due ne hanno fatto uno, perché quando stava male uno, stava male l'altro, cioè quindi se giocava uno, non giocava l'altro. Quindi fondamentalmente anche Bonucci non è una persona affidabile a livello di continuità, quando gioca assolutamente utile, ma quando non c'è, cioè quando sei infortunato ovviamente bisogna fare altrimenti. In questo caso, insomma, per cui serve un rafforzamento dei centrali. Poi abbiamo De Ligt, che di conseguenza è appena stato acquistato, ha un ingaggio molto importante, 8 milioni di euro più bonus, e quindi credo che l'unico palo, l'unico centrale veramente importante è De Ligt, che pare rimanga la Juventus. Quindi qua i giornalisti ci arrivano in aiuto subito, proponendo due giocatori al fianco di De Ligt. O meglio, Rudiger, che viene dal Chelsea e quindi con tutte le questioni societarie ha qualche problemuccio e quindi l'hanno dato certo alla Juventus, almeno questo dicevano a marzo, poi dopo è saltato fuori che pare abbia firmato con il Real Madrid, ma quelli sono dettagli. E un altro che è assolutamente dato per certo alla Juventus è Bremer, centrale del Torino, di ottima qualità. Quindi io credo che insomma sui centrali con quei due nuovi acquisti andremo assolutamente a posto. E ricordo che sto scherzando. Dopo vabbè. E per quanto riguarda i terzini, terzino destro, direi che siamo a posto perché comunque abbiamo un Danilo che quest'anno è stato molto brillante, ha fatto delle buone partite, comunque è molto affidabile. Abbiamo un De Sciglio che dovrebbe rinnovare, anche se poi sembrava certo il rinnovo, ma adesso non è proprio così certo, però lo mettiamo in squadra. E poi c'è Cuadrado che nell'eventualità può arretrare e fare il terzino destro. Quindi in quest'ottica nessun giornalista ha tirato fuori nomi per il terzino destro. Mentre invece per quanto riguarda il terzino sinistro i problemi ci sono e come? Perché quest'anno abbiamo Alexandro e Pellegrini che sono... Allora, il primo è un ex giocatore, diciamo la verità, perché io l'ho visto giocare in alcune partite, anche allo stadio, e si vede che non ne ha più voglia, oggettivamente. Non corre, non si propone. Fa fatica a fare le finalizzazioni e corre solo quando la palla è vicina che può arrivarci comodamente. Questo è un problema per un terzino. E quest'anno ha giocato al suo posto molte volte Pellegrini, perché Pellegrini, a dispetto di lui, ha meno talento, però ha più voglia. Quindi con un terzino è fondamentale. E i giornalisti hanno suggerito che probabilmente arriverà David Raum, che è un giocatore dell'Hoffenheim, tedesco, nazionale tedesca, terzino sinistro. Un giocatore di 23 anni, un buon prospetto, io non lo conosco, però ne parlano tanto bene. E hanno anche aggiunto che la Juventus ha già accordato l'arrivo di Cambiasso, Andrea Cambiasso, che è un giocatore del Genova, terzino sinistro, di ottime prospettive, un giovanissimo, insomma, dovrebbe avere 18-19 anni, se non mi sbaglio. E quindi questi qui è un po' la difesa. Fondamentalmente, così per accennare quello che è la difesa, sarebbe idealmente, secondo quello che dicono i giornalisti, Szczęsny in porta, Rudiger e De Ligt centrali, terzino destro Danilo e terzino sinistro David Raum, che insomma, come reparto difensivo andiamo molto bene. Bene, per questo video devo chiudere perché ne farò un altro, come detto, che verrà poi pubblicato domani verso le 2. Per questo è tutto, ci sentiamo per la seconda parte. Ciao a tutti!